Carissimi amici e amiche, primo mercoledì del mese di aprile, ottava di Pasqua, e siamo di nuovo insieme per una nuova conversazione fraterna, ecco, sulla straordinaria figura di San Giuseppe che ci accompagna in questo anno, come tutti ormai ben sappiamo, e che continueremo a seguire nella sua figura che si staglia gradualmente attraverso i dati provenienti anzitutto, lo vedremo anche questa sera, dalla Sacra Scrittura, nonché dal contributo e dalla riflessione, ecco, che grandi santi della Chiesa e autorevoli esponenti del suo magistero, tra cui il pontefice che ha dedicato, come sappiamo, la lettera che stiamo leggendo e che stiamo commentando appunto la figura di San Giuseppe in occasione dell'indizione dell'anno in suo onore. Partirei subito, ecco, andando a focalizzare il cuore di questa puntata odierna, terzo paragrafo della lettera Patris Corde, che si intitola Padre nell'obbedienza. Questa sera vedremo l'obbedienza di San Giuseppe e la sua paternità esercitata nell'obbedienza è anche ispiratrice, diciamo così, se si può passare questo termine, di obbedienza da parte chiaramente della figura paterna anche al fanciullo Gesù. Ecco, sicuramente nella famiglia di Nazareth l'obbedienza era proprio la regina assoluta, una virtù che non dobbiamo mai dare per scontata, è una virtù difficilissima. È l'obbedienza, insomma, che il Signore ha chiesto anche a San Giuseppe, quelle poche, adesso le vedremo, che ci risultano dai Vangeli, sono state obbedienze impegnative assai. E la grande difficoltà dell'obbedienza, ecco, dico soltanto qualche parola di introduzione, che per noi è ancora più grande, ma non pensiamo che anche per Giuseppe e Maria fosse scontata. Dice, vabbè, a loro le grandi obbedienze gli erano date l'arcangelo Gabriele, la Madonna gli è apparso, a San Giuseppe gli parlava in sogno, come vedremo questa sera. Così è tutto facile. Insomma, non è proprio così, ecco, perché anche quando ci danno questi fenomeni, la Madonna ha avuto modo anche di spiegarlo a più di qualche grande mistica che ha visto la sua vita, cioè il suo fiat all'angelo è conseguente a un discernimento che già aveva fatto, nel senso che lei ha creduto che quello fosse un angelo mandato da Dio, perché dopo l'iniziale spavento di cui ci ragguaglia nei Vangeli ha sentito scendere una profonda pace interiore. In questi giorni stiamo contemplando e meditando i racconti della risurrezione, chi ha il dono, la grazia e anche la buona volontà di partecipare quotidianamente alla Santa Messa, noterà, io l'ho fatto notare durante l'omelia di questa sera, perché è possibile non notarlo, che Gesù risorto non lo riconosceva nessuno, ma non lo riconosceva, attenzione, non gente che non lo conosceva, ma gente che c'era vissuta per una vita insieme. Maria di Magda lo conosceva benissimo Gesù. I discepoli di Emmaus, la messa di oggi, conoscevano benissimo Gesù, erano aggregati al gruppo dei dodici, venivano da Gerusalemme, stavano andando via da Gerusalemme, avevano congedato sti apostoli spauriti, lo raccontano anche a questo misterioso viandante che appunto non riconoscono e che era Gesù, quello che era successo, le vicende di Gerusalemme, eccetera, no? Quindi, e come mai non riconoscono Gesù? Anche loro devono fare un discernimento, devono fare una, perché si entra in contatto con Dio e con il suo mondo, non in materia, non in maniera immediata e diretta, non è un contatto immediato e diretto, ecco, sono i termini adatti, ma è sempre un contatto mediato e indiretto, perché anche se ti appare un angelo, tu devi chiedergli la carta d'identità all'angelo. Perché noi sappiamo che l'angelo delle tenebre si traveste da angelo di luce, chi te l'ha detto che quell'angelo è l'angelo buono? Chi ti ha detto che non te lo stai sognando tu, che non stai in preda ad una crisi di allucinazioni, no? Chi ti ha detto, chi ti leva, diciamo così, il pensiero che c'è,
Pensiamo a San Giuseppe, ma ti pare che un angelo viene a parlare con me? Proprio lui. No? Quindi, cioè, non, come dire, semplifichiamo il discorso. Allora, per loro era tutto facile, per noi no. No, non è stato facile neanche per loro. Dobbiamo comprendere bene che parlare di obbedienza, che l'obbedienza è sempre rivolta a Dio, parlare di obbedienza implica sempre un doveroso discernimento. Noi non possiamo parlare di obbedienza a Dio così a vanvera. Chi te l'ha detto che stai ubbidendo a Dio? Punto interrogativo. Noi abbiamo dei parametri che sono abbastanza certi, che sono i comandamenti, altri al di sotto dei comandamenti che hanno bisogno di una maggiore ponderazione, altri ancora. Il tuo matrimonio è stato un atto di obbedienza a Dio? Punto interrogativo. Il mio sacerdozio è stato un atto di obbedienza a Dio? Punto interrogativo. La giornata di oggi è stato un atto di obbedienza a Dio? Punto interrogativo. Cioè, non possiamo dare questa cosa per buona, per immediata e per scontata, insomma, perché l'obbedienza a Dio è una cosa significativa, importante, rilevante. Pensiamo per esempio al bambino Gesù, lo vedremo anche questa sera, tornato a Nazareth, stava loro sottomesso, dice il Vangelo di Luca. Cioè, il bambino Gesù che obbedisce a San Giuseppe, certamente San Giuseppe non avrà esercitato un'autorità, come dire, non so come dire, un'autorità non consona nei confronti del bambino Gesù, perché era San Giuseppe, ma comunque, cioè, ci rendiamo conto che significa, cioè, per Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ubbidire a un essere umano, non immacolato, d'accordo? Sapete che qui. Io ho già detto quello che penso, credo, in qualche puntata precedente, no? Quello che i non immacolatisti pensavano della Madonna, cioè che è stata liberata dal peccato originale subito dopo, quindi averlo contratto, a mio avviso è molto plausibile che possa essere applicato a San Giuseppe, insomma, perché una figura di questa straordinaria santità, insomma, potrebbe essere, no? Se San Giovanni Battista è stato liberato secondo una diffusa lettura dell'episodio della visitazione dal peccato originale, il sussulto nel grembo di Elisabetta alla visita di Maria Santissima, quindi prima che nascesse, c'aveva, come sappiamo dai Vangeli, ce lo dice San Gabriele, Elisabetta era incinta al sesto mese. San Giuseppe, cioè, il precursore aveva un grandissimo compito. D'accordo? Ma il precursore appartiene all'Antico Testamento, è il più grande dei nati di donna dell'antica legge. Ma Gesù dice: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. San Giuseppe è il padre putativo di Gesù. San Giuseppe sta più nella nuova alleanza che nell'antica, anche se è vissuto come un ebreo. Ecco, quindi è certamente il più santo dei santi, eh? Quindi, indubbiamente. Quindi se San Giovanni Battista è stato liberato a 6 mesi dal concepimento, forse San Giuseppe un po' prima, d'accordo? San Giovanni Battista ha annunciato Gesù, ma l'avrà visto qualche volta nella sua vita, non ha esercitato l'autorità su di lui, l'autorità sulla Madonna. Quindi, ecco, però, nonostante tutta questa grande santità di cui certamente è stato ammantato il nostro carissimo San Giuseppe, però era un essere umano, era un essere umano. Quindi, allora, così ci siamo subito introdotti, perché il primo capoverso di questo paragrafo già è fondamentale, perché si legge, adesso comincio, quote, si dice in inglese, cito, I quote. Ecco, analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato il suo piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni e lo ha fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà. E veniamo subito al primo punto, dove, va bene,
Lo leggiamo. Giuseppe è fortemente angustiato davanti all'incomprensibile gravidanza di Maria. Non vuole accusarla pubblicamente, ma decide di ripudiarla in segreto. Nel primo sogno, l'angelo lo aiuta a risolvere il suo grave dilemma. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. La sua risposta fu immediata. Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo. Con l'obbedienza, egli superò il suo dramma e salvò Maria. Allora, qui proprio, ecco, già questi primi due capoversi sono molto importanti. Allora, numero uno, San Giuseppe non è nato imparato. San Giuseppe ha dovuto ricevere, come tutti, delle luci successive che gli facessero comprendere qual era la volontà di Dio. Anche l'essere sposo di Maria. C'è una tradizione antichissima, insomma, che San Giuseppe fu scelto attraverso un miracolo, insomma, tra tutti quanti i membri giovani della tribù di Giuda, di questa ragazzina che stava uscendo dal tempio, che si sapeva anche lei appartenere alla tribù di Giuda, quindi avere stirpe regale, di cui era nota, insomma, la stragrande santità. Quindi, poi si trova dinanzi a questo fatto, San Giuseppe, attenzione. Non so se ne ho già parlato in questo ciclo di catechesi, perché con tutte le cose che dico mi perdonerete che ogni tanto non ricordo esattamente quando e dove ho detto una cosa, no? Non, cioè, devo citare la fonte per ragioni di correttezza, no? Perché questa cosa qui, chi ci ha fatto riflettere bene su questo è il mio amico e caro maestro Don Fabio Rosini. Dice che il Vangelo che qui ha citato il Papa Matteo dice: San Giuseppe, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di rimandarla in segreto. Ma la prima grande obbedienza a Dio, il primo grande discernimento, San Giuseppe l'ha fatto prima. E con tutto il rispetto, no? Quello fatto prima forse era pure più difficile di quello fatto dopo, perché sai, l'angelo che gli risolve, che gli dice una cosa così grande, certo non è semplice dargli subito l'assenso e agire di conseguenza, però, ma prima era un problema grosso. Perché San Giuseppe, appunto, che era giusto, giusto nella Bibbia significa osservante della legge. San Giuseppe è un ebreo, è un giudeo, non dobbiamo avere paura di... Era quello, era, insomma, quindi... La legge di Mosè diceva che se poco poco tu sorprendi la tua promessa sposa incinta e non sei stato tu devi denunciarla pubblicamente e devi essere lapidata. Se vuoi fare la giustizia, attenzione, la giustizia legale, cioè quella in cui ordinariamente si manifesta la volontà di Dio, capito? Qui c'è stata la prima grande, la prima gigantesca, diciamo così, capacità di discernimento. Ecco perché è chiamato anche prudentissimo San Giuseppe, oltre che obbedientissimo, di San Giuseppe. Nel senso che lui cosa dice? Non posso fare finta di niente. È evidente, io non sono stato, questa sta così. Ma non può essere che questa andava con qualcuno. Perché è talmente santa, cioè io non ci credo manco se lo vedo. La licenziamo in segreto. Era anche un modo, ed era quello che si doveva fare, per prendere un pochino di tempo. Allora, insegnamento anche per noi. Non sempre la volontà di Dio si manifesta in maniera chiara ed immediata. Delle volte ci troviamo dinanzi a delle situazioni. Attenzione, che richiedono calma, ponderazione. L'obbedienza a un nemico, che è la precipitazione, è l'agire di impulso, è l'agire di istinto, oggi si dice nel parlare comune, l'agire di pancia, è la reazione immediata. Pensate se San Giuseppe avesse avuto una reazione immediata, cioè anche... Cioè, noi non dobbiamo pensare, questo è un santuomo, cioè non è soltanto un santuomo, questo è più santo dei santi, d'accordo? Però, cioè, scusate, cioè,
la sofferenza che ha vissuto dinanzi a una cosa di questo genere deve essere una cosa lacinante, perché non era, come dire, fatto di carta pesta, è una cosa allucinante, ecco, d'accordo? Per cui c'è stata una grandissima virtù nel dominare le proprie reazioni che in qualche modo forse può aver avuto. Adesso io non ci stavo nel cuore di San Giuseppe, quindi non vorrei dire qualche cosa che ne offenda la grandezza e la dignità, no? Per carità, lungi da me, ritratto tutto se così fosse, no? Certo che dobbiamo, sulla base dei dati scarni del Vangelo, meditarci un po' sopra. A mio avviso questa è stata una grande operazione. Cioè, quando non abbiamo chiare le cose, noi dobbiamo prendere tempo. E attenzione, dice, ma no, devo sbrigarmi perché questa è una situazione che mi fa soffrire. Quanto soffriva San Giuseppe? Dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione la trovi quando Dio vuole, quando Dio te la metterà davanti, perché l'angelo è andato a dare la soluzione a San Giuseppe esattamente nell'ora in cui doveva farlo. E Dio voleva che San Giuseppe soffrisse quello che ha sofferto. Attenzione, capito? Perché che cosa ci metteva a mandarlo prima l'angelo? O a dirglielo prima a San Giuseppe? Dice, guarda che domani. O meglio, lui se n'è accorto, cioè, quando è che si è accorto che la Madonna era incinta? Se la Madonna, dopo l'Annunciazione, è stata 3 mesi a Hebron, da Santa Elisabetta e da San Zaccaria, fino alla nascita di San Giovanni Battista, è chiaro che Giuseppe se n'è accorto quando l'è andata a prendere. È ovvio, d'accordo? O forse anche un pochino dopo, perché magari dopo 3 mesi, forse ancora non c'erano i segni esteriormente visibili di gravidanza. Dopo 3 mesi, io non sono molto esperto, insomma, però c'ho mia sorella, insomma, qualche persona che ho visto, mia nipote adesso comincia ad avere qualche figlio. Dopo 3 mesi non è detto che si veda qualcosa, insomma, sono un po' pochi per una donna appartenente al genere umano. Un micetto partorisce dopo 3 mesi, una donna si vede un pochino di più, no? Quindi, ma comunque sia, poi se ne è accorto. Ma scusate, ma non poteva mandarglielo prima l'angelo a dire, dice, guarda Giuseppe, mettiti in ginocchio perché tu non te ne accorgi ancora, ma la tua sposa porta in grembo il figlio di Dio fatto uomo. Quindi non ti preoccupare quando poi ne vedrai i segni, stai tranquillo perché non poteva farlo prima, c'era qualche problema. E perché l'ha fatto in quel momento? Attenzione, dietro le nostre reazioni immediate, magari fatte anche pensando: no, io devo fare, devo intervenire, devo fare questo, devo be perché? Perché Dio me lo chiede, lo devo fare perché questa è sua volontà. Dico, mettiti seduto, tranquillo, mettiti seduto, sicuro che stai facendo la sua volontà o non stai facendo la tua? Perché siccome tu non accetti di soffrire il chiodo di questa prova, vuoi eliminare questa fonte di sofferenza, agisci di istinto, con buone intenzioni certamente, ma prima del tempo. Se San Giuseppe avesse fatto così, ammesso e non concesso, perché non stavo nel suo cuore, che gli sia venuta l'idea di agire così, non lo so cosa sarebbe successo, insomma, no? Che sarebbe successo? Viceversa, quando la volontà di Dio si manifesta, lì non bisogna più prendere tempo, cioè dire aspetta, no, lì bisogna agire subito. Attenzione, fino a quando la volontà di Dio non è chiara, bisogna prendere tempo. Ma quando la volontà di Dio si manifesta, questo ce lo dice anche Gesù nel Vangelo, durante i racconti di vocazione, no? Seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Qual è la parolina magica? Subito, lasciato tutto, così, subito. Allora, quando la volontà di Dio si manifesta, si deve agire subito, non bisogna procrastinare. Facciamo sempre un pochino di esempi. La conversione di una persona. La conversione di una persona, io insomma, ho abbastanza esperienza, perché cosa passa? Passa generalmente per la presa di coscienza che una cosa è peccato, perché oggi il disastro di oggi è che siamo tutti quanti ciechi nati oggi, il senso del peccato non c'è più. Cioè,
E la gente si pensa che non fa niente di male mai, nessuno fa mai niente di male. Allora, che cosa succede? Per convertirti, il nostro Signore ti dà la grazia, trova il sistema, per esempio, per farti capire che una cosa è male. Generalmente, sovente, molto spesso, parlo sempre per esperienza, una delle prime cose a cui si diventa sensibili è il tema del sesto comandamento, perché oggi si ritiene, come dire, la sfera, come dire, attinente a questa materia completamente a disposizione illimitata di chiunque per farne l'uso che vuole, quando vuole e come vuole. L'unico limite percepito dalle persone per bene è che non si facciano violenze al prossimo, d'accordo? Percepito dalle persone per bene. Il resto, che problema c'è? Che faccio qualcosa di male a qualcuno? Mi diverto un po', mi prendo qualche piacere, senza violentare nessuno, con il consenso di eventuali compagni, qual è il problema? Quando arriva la conversione, siccome questo è un problema grosso, generalmente è molto diffuso, è la prima cosa che si illumina. Allora qui, supponiamo una coppietta di ragazzotti che hanno cominciato a vivere come marito e moglie prima del tempo, prende coscienza che questa cosa non si può fare. Da quando dobbiamo cominciare a vivere in castità? Da subito. Subito? No, ma aspetta un attimo, sono così dall'oggi al domani. No, da subito. Subito. La decisione deve essere immediata. Poi, che Dio non voglia, a causa della debolezza, a causa del fatto che hai contratto delle cattive abitudini, che preghi poco, non fuggi l'occasione di peccato, magari può succedere che ci sia qualche ricaduta prima di raggiungere la piena conformità alla volontà di Dio, questo potrebbe anche essere possibile. Ma la decisione deve essere immediata. Prendo coscienza che una cosa è peccato grave, che una cosa non si fa più. Subito. Sono fidanzato, prendo coscienza che a un certo punto faccio discernimento. Dio mi chiama a sposarmi con questa persona. Prima possibile. Aspettate che dice, io mi sono trovato nella mia vita, no? Dice, ma lavoriamo uno solo dei due. E basta e avanza. Cioè, per avviarlo a un matrimonio basta e avanza. Se aspetti che tutti e due lavorano, che hanno già fatto gli scatti di livello e che guadagni 4.000 euro al mese in due, quando ti sposi? D'accordo? La stessa cosa un giovane che prende coscienza della vocazione. Quindi, quando la volontà di Dio si manifesta, la risposta è immediata. La Madonna, cioè, quando ha avuto l'annunciazione, l'angelo non gli ha detto, va bene, ora ripasso tra una settimana, tu pensaci, poi me lo dici. No, aspetta, no. Cioè, lei ha avuto, dice, che facciamo? E c'è Ancilla Domini. Il problema è quando la volontà di Dio si manifesta. Allora, San Giuseppe brilla ed eccelle per questa immediatezza. Papa lo nota. Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato l'angelo. Subito. Secondo sogno a San Giuseppe. Riprendo la citazione. Che tra l'altro in questo paragrafo il Papa cita i Vangeli di Matteo, che Matteo è il grande evangelista che parla di San Giuseppe, no? Secondo sogno, quando succede? Quando devono fuggire per l'Egitto. L'angelo ordina a Giuseppe: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Allora, qui la prontezza dell'obbedienza di Giuseppe è ancora più marcata dal Vangelo perché, riprendo la citazione, Giuseppe non esitò ad obbedire senza farsi domande sulle difficoltà a cui sarebbe andato incontro. Attenzione, egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre, si rifugiò in Egitto dove rimase fino alla morte di Erode. Due cose su questo passaggio. Uno, si alzò nella notte. Quindi, perché questa nuova rivelazione, certo,
Prendere Maria come sposa era abbastanza urgente, insomma, no? Quindi l'avranno fatto a breve. Come si destò dal sonno, dice, no? Fece, ma qui, no, come si destò, si alza. Si alza di notte, non aspetta che arriva la sveglia. No, 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 questo si fa proprio, questo è urgentissimo. È urgentissimo. Cioè, prima de mo. Quindi a volte la volontà di Dio si manifesta chiedendo delle cose urgentissime. Quindi già ordinariamente non bisogna procrastinare, ma la volontà di Dio si fa subito. Alcune volte a Roma dicono prima de mo, d'accordo? Prima. Dice, devi fare questa cosa. Quando devo farla? Ieri. È un modo ovviamente simbolico, no? Di dire, iperbolico di dire. Uno. Secondo, quando la volontà di Dio si manifesta, senza farsi domande sulle difficoltà a cui sarebbe andato incontro. Beh, è una cosa del genere, ma cioè, a quei tempi, cioè, noi dobbiamo sempre calarci a quei tempi. Non è oggi, vado in aeroporto, pio l'aereo, d'accordo? Qui, se ho la casa con Alexia, come si chiamano quegli attrezzi là, mi controllo pure a distanza con tutto quello che succede dentro casa, magari ho l'impianto di videosorveglianza, capito? C'ho i parenti, gli lascio le chiavi. Cioè, ma qui stiamo in un contesto, evidentemente, capito? Cioè, tu partivi a quei tempi, cioè, con quali mezzi? Forse ci avevano un asinello di proprietà, insomma. Da Betlemme in Egitto non è proprio una passeggiata. Chi lo sa quanti giorni di viaggio avranno fatto. Com'era la situazione allora? Che c'erano le autostrade con gli autogrill o coi motel? Dove avranno dormito la notte per arrivare lì? E poi una volta arrivati lì che fai? Che Giuseppe, che lingua parlavano in Egitto? Perché mica ci penseremmo che Giuseppe era, come dire, poliglotta per scienza infusa. Tutto è possibile a Dio. Non abbiamo nessuna motivazione per poter affermare una cosa di questo genere. E chiaramente cosa hanno fatto in Egitto? San Giuseppe si è messo a far falegname lì, ma partendo da zero però. Cioè, capite? Cioè, e la casa di Nazareth che fine fa? Chi ci resta? Chi ci bada? Torneremo? Dice, tu devi rimanere là fino a quando non te lo dico io, attenzione. Dio a volte ci dice di fare una cosa. Di farla subito. È una cosa che comporta sofferenze, sacrifici, difficoltà. Niente domande. E quando finisce, non si sa. Non è detto devi andare lì, devi stare lì 7 anni, 3 anni, 4 anni, 6 mesi. Fino a quando te lo dirò io. Attenzione a queste cose qui. Dio fa sempre così, eh. Dio fa sempre, Dio vuole che noi siamo abbandonati a Lui, capite? Quindi hai tutta la gente che va in giro cercando in giro profezie, cose a destra e a sinistra. Quando accadrà questa cosa? Ecco, già quando uno comincia quando accadrà questa cosa, 99%, guarda, lascio l'1% perché a Dio tutto è possibile, non è una cosa che viene da Dio, perché vedete come fa Dio? Dio dice, vai. Tu non ti devi preoccupare, ci penso io. Tu devi abbandonare. Tu il futuro non lo devi conoscere. Non devi sapere informazioni sicure e certe. Dio ti dice quello che devi fare al momento, per quello che è necessario adesso, non per quello che sarà necessario. Quello che sarà necessario domani, te lo dirà domani. San Giuseppe è vissuto così. Terzo sogno, cito di nuovo. In Egitto Giuseppe con fiducia e pazienza attese dall'angelo il promesso avviso per ritornare nel suo paese. Appena il messaggero divino, in un terzo sogno, dopo averlo informato che erano morti quelli che cercavano di uccidere il bambino, gli ordina di alzarsi, di prendere con sé il bambino e sua madre e tornare sulla terra di Israele, egli ancora una volta obbedisce senza esitare. Si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Durante il viaggio di ritorno, quando venne a sapere, vedete che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Attenzione, qui probabilmente, vedete come San Giuseppe ha dovuto resettare
le sue categorie mentali. Stando al Vangelo, d'accordo? Io ci sono state tante vite di San Giuseppe. Io sto leggendo ultimamente, è bellissima la vita di San Giuseppe di Suor Cecilia Bai, molto molto bella. Non sono ancora arrivato a questo passaggio, no? Però dal testo del Vangelo, che deve rimanere comunque sempre per noi il punto di riferimento e parametro normativo, dice: quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre, ebbe paura di andarvi. Quindi che significa? Significa che San Giuseppe era intenzionato a tornare in Giudea per due motivi. Primo, perché a quanto pare a Nazareth ci abitava la Madonna, la famiglia della Madonna, la casa di Nazareth era di San Gioacchino e di Sant'Anna, ma San Giuseppe era di Gerusalemme, o meglio, era della Giudea, abitava nella zona intorno a Gerusalemme. Ma l'altra cosa, ancora più probabilmente, queste sono congetture, ma sono congetture, mi sembra, autorizzate dal contesto evangelico, San Giuseppe poteva pensare, forse anche magari consigliato, chissà, da Zaccaria. Zaccaria comunque era, Santa Elisabetta era la cugina della Madonna, Zaccaria era sacerdote, anche sommo sacerdote. Insomma, dopo che è nato San Giovanni Battista, e che ha conosciuto la Madonna, forse ne sapeva qualcosa, insomma, di queste storie qui, no? E non gli avrà qualcuno consigliato, dice: ma ti pare che il Messia, oi, il Messia deve vivere a Gerusalemme, deve vivere nel cuore della religione. Cioè, Gerusalemme allora era come Roma per noi cattolici, cioè era il cuore del mondo giudaico, era il luogo dove c'era il tempio, dove c'erano i grandi rabbini. Dove lo fai crescere il Messia? In un posto sperduto? Sì, in un posto sperduto. E attenzione, ebbe paura di andarvi, avvertito poi in sogno. Quindi, anzitutto, la prima cosa, vedete, a volte il nostro Signore, per fermarci, noi abbiamo l'intenzione di, e ci mette qualche cosa che, qualche ostacolo che ci fa capire che non è aria. Non sempre un ostacolo che ci fa capire che non è aria vuol dire che quella cosa non è volontà di Dio, perché a volte permette che il diavolo si mette di traverso per provarci. Ma delle volte, e anche qui bisogna fare un discernimento, cos'è questo ostacolo? Una prova da superare o un paletto che il nostro Signore mi ha messo davanti perché non vuole che faccia questa cosa? In questo caso la risposta è la 2. E di nuovo l'angelo gli dice: vai, hai capito bene. Bellissimo questo qui, no? Quindi questo è un discernimento più complesso. Quindi primo, avverte nel cuore che c'è qualcosa che non va. Secondo, arriva la luce dall'alto e dice: bravo, tornatene in Galilea, si va a casa della Madonna, va bene così. Forse San Giuseppe non si ricordava, come nota poi l'Evangelista Matteo, che cita, sarà chiamato Nazareno, no? Ecco, proseguo. L'evangelista Luca, da parte sua, riferisce che Giuseppe affrontò il lungo e disagevole viaggio da Nazareth a Betlemme secondo la legge dell'imperatore Cesare Augusto relativa al censimento per farsi registrare nella sua città di origine. Qui ci siamo spostati a Luca adesso, eh? E proprio in questa circostanza nacque Gesù e fu iscritto all'anagrafe dell'impero come tutti gli altri bambini. Attenzione, anche qui, questa è un'obbedienza un pochino più, per noi specialmente in questo tempo, un pochino più delicata. Gesù è nato a Betlemme in conseguenza di un'obbedienza. Un'obbedienza imposta dall'imperatore, che ordinò il censimento, ma facendo un atto bruttarello, cioè la conta dei propri sudditi. Abbiamo visto. Cosa dobbiamo fare? L'imperatore ci vuole schiavizzare, ci deve far sentire, ci deve umiliare. Quindi ci vuole contare per dire: guarda quanti sono belli i miei sudditi ebrei. Ah, carogne! Mo io non ci vado a Betlemme. Poi c'è pure mia moglie che è incinta, che è quasi arrivata. Applicare, mi raccomando. Capito? C'è un ordine dell'autorità. È un ordine
intrinsecamente cattivo, perché molta gente dice: ah, ma le autorità non bisogna obbedirgli perché sopra le autorità c'è Dio. E se l'autorità comanda una cosa illegittima non bisogna obbedire. Vero, ma deve essere una cosa intrinsecamente cattiva. Intrinsece malum si dice in latino. Non è intrinsece malum. Cosa vuole Dio? Dio vuole che si dia obbedienza, l'ho già detto altre volte. Ho fatto tempo fa un'ora santa dove c'era San Paolo che parlava di queste cose, che gli ho dato come titolo, l'ho fatta apposta. Obbedire alle autorità costituite, perché mo mi sto divertendo, ogni tanto vado a vedere, non lo faccio spesso, vado a vedere quante visualizzazioni. È tra i più bassi. Dopo ho fatto un altro, era un rosario meditato che non mi ricordo se si chiama Amare la Chiesa oppure Ubbidire alla Chiesa. Se ci riesco al volo lo trovo. Anche lì, eccolo qua, trovato subito. Credo la Chiesa, amo la Chiesa. 317 visualizzazioni. 22 febbraio, cioè per quanto riguarda i miei video su YouTube, io non sono un grande YouTuber, ma 317 visualizzazioni, non se ne è visto quasi nessuno. Gli altri rosari meditati non stanno così, eh? Quindi credo la Chiesa, amo la Chiesa. Capite come faccio a capire anche cose, no? Vedete le autorità costituite, guarda, vado a vedere al volo. Ecco, i rapporti con le autorità costituite. Era un'ora santa, andiamola a vedere. Allora, troppo bello, guarda.578 visualizzazioni dall'11 marzo. Attenzione però, siccome in altre catechesi già ho fatto presente che questo video ha avuto poche visualizzazioni, ho notato che dopo che l'ho fatto presente, probabilmente qualcuno ha sentito quest'altra catechesi, gli è andato a dare quantomeno una cliccatina. D'accordo? Ma questi sono temi calienti, non piacciono questi discorsi. Eppure se San Giuseppe non obbediva a Cesare Augusto, il decreto di Cesare Augusto era il mezzo scelto da Dio per far nascere sua figlia a Betlemme. Questo dobbiamo mettere bene a rinta a capa, dicono a Napoli. Capito? Chi comanda è Dio, non è Cesare. Chiaro? Ecco, certo, quando c'è l'intrinseca malum, d'accordo? Se un'autorità costituita ti obbliga a fare una cosa intrinsecamente cattiva o intrinsecamente ingiusta, non solo che si può, ma in alcuni casi si deve non fare quella cosa che non è disobbedire. Perché quando l'ordine è ingiusto, è completamente destituito di fondamento, quindi non c'è una disobbedienza se l'ordine è oggettivamente ingiusto. Ancora, San Luca si preoccupa di rilevare che i genitori di Gesù osservavano tutte le prescrizioni della legge, i riti della circoncisione di Gesù, della purificazione di Maria dopo il parto, dell'offerta a Dio del primogenito. Qui ci riporta San Giuseppe. San Giuseppe, appunto, no? Credo la Chiesa, amo la Chiesa, obbedisco alla Chiesa. Questi sono precetti religiosi del tempo. D'accordo? A tutti quanti, cioè, tra i cattolici devoti, diciamo così, se si parla di obbedienza a Dio sono tutti d'accordo. Poi però quando questa obbedienza comincia a essere mediata dalle autorità ecclesiastica o civile, cominciano a venire i mal di stomaco. E addirittura gli istinti di ribellione, torniamo da dove siamo partiti, d'accordo, provocati dalla convinzione che ribellarsi sia fare la volontà di Dio. Io ci andrei cauto. Molto cauto, fermo restando che quando si hanno ordini intrinsecamente cattivi, ci deve essere l'intrinsece malum, d'accordo? Oggettivo, non soggettivo.
Allora, abbiamo quasi finito. Cerco di stare per queste catechesi entro i 45 minuti. In ogni circostanza della sua vita, San Giuseppe seppe pronunciare il suo Fiat come Maria nell'Annunciazione e Gesù nel Getsemani. Bellissimo. Quanti Fiat, San Giuseppe? Fiat, sia fatta la volontà di Dio, rinuncio alla mia volontà, faccio la tua, faccio la tua, faccio la tua. E attenzione, facendo così, Giuseppe nel suo ruolo di capo famiglia, attenzione, l'angelo va sempre da San Giuseppe. Questo ve lo posso dire nella vita di San Giuseppe di Suor Cecilia Bai, ma anche nella mistica città di Dio di Maria da Greta, che ho letto, bellissima anche quella. Attenzione che la Madonna tutte queste cose le sapeva sempre tutte. Sapeva di Erode, sapeva dell'editto, ma lei non apriva mai bocca. Non apriva mai bocca, non diceva niente a San Giuseppe. Perché non era compito suo dirlo, e non prendeva nessuna decisione perché non era compito suo farlo. Aspettava che Dio manifestasse la sua volontà al capofamiglia e lei, facendo finta di non sapere niente, si adeguava perfettamente a quello che diceva San Giuseppe. Dopo che era stato tutto quanto deciso, magari faceva capire o a domanda rispondeva che lei lo sapeva già. Ok? Vedete l'ordine divino. Dio ha voluto che il padre di famiglia facesse il capo famiglia. Anche qui si aprirebbe un discorso che a buon intenditor poche parole, d'accordo? Perché nella famiglia cristiana c'è un ordine. Leggere l'ufficio delle letture di domani mattina, la lettera di San Pietro. Io l'anticipo, l'ufficio delle letture generalmente lo anticipo la sera prima. Parole che scrive San Pietro nell'ufficio delle letture, mo le leggo, va? Tanto ce l'ho ancora aperto, che l'ho fatto poco fa. Parole che scrive San Pietro nell'ufficio delle letture di domani. Veramente, non credo che siano proprio così tanto vissute. Penso che più di qualche signorina salterebbe dalla sedia. Dice, voi mogli state sottomesse ai vostri mariti, perché anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola, vengono conquistati dalla condotta delle mogli, senza bisogno di parole, considerando la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, possiamo modernizzarle, no? Capelli tinti, smalti, impicci, imbrogli, trucchi, farda, impeccio, impavare, no? Cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così una volta si ornavano, e bello deve ancora venire, le sante donne che speravano in Dio, esse stavano sottomesse ai loro mariti, e due, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa si era diventate figlie, esoperate il bene, non vi lasciate sgomentare senza, da minaccia alcuna. San Pietro Apostolo, io l'ho citato, ufficio delle letture e la liturgia di domani. Capo famiglia, con l'autorità riconosciutagli sia dalla Madonna che stava a lui sottomesso, sia sottomessa, sia da Gesù che stava a San Giuseppe sottomesso. Nell'ascondimento di Nazareth, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre, quindi umanamente crescendo. Vide suo padre putativo e sua madre fare sempre la volontà di Dio e quindi ricevette questo esempio vivente. Tale volontà divenne suo cibo quotidiano, l'avrebbe poi detto, qui c'è la citazione del Vangelo del mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Anche nel momento più difficile della sua vita, vissuto nel Getsemani, preferì fare la volontà del padre e non la propria e si fece obbediente fino alla morte di croce. Per questo l'autore della lettera agli ebrei conclude che Gesù imparò l'obbedienza da ciò che patì. Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità. Proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione ed è veramente ministro della salvezza. Con oggi abbiamo concluso. Vedo un commento, ma scrivere che San Pietro è un po' maschilista, queste visioni un pochino umane della Sacra Pagina, altri ne dicono a San Paolo che è misogino, insomma, io penso che questi modi di pensare andrebbero confrontati con la Santa Fede Divina e Cattolica. Quando si legge quella lettura,
non si dice parola di San Pietro, si dice parola di Dio. Quindi va bene, comunque chiudiamo la catechesi e chiudiamo la diretta. Appuntamento al prossimo primo mercoledì del mese, ancora con San Giuseppe, se Dio vuole, per bearci un altro po', ecco, della straordinaria santità di questo grandissimo santo. A presto!